su Radio Cooperativa, questa è Piazza Telematica e giornata che sarà intensissima e piena di ospiti. Qua in regia ovviamente sempre Linge. Buongiorno a tutti. E siamo su Radio Cooperativa. Radio Cooperativa, come ricordate, è una radio che non ha pubblicità, non ha sponsorizzazioni politiche e deve a questo la sua libertà. Vi ricordo che chiunque volesse aiutare a poter far proseguire questa avventura, c'è il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Ada Tempo 2 35 131 Padova. Vi ricordo anche il numero di telefono, così ci potete chiamare 049 88 09 020. Benissimo, siamo pronti per iniziare. Puntata realmente particolare perché siamo sempre abituati a parlare solo e esclusivamente di tecnologia. Questa volta parleremo di tecnologia, ma anche di audio e video e produzioni da parte di persone che hanno voglia di mettersi in gioco nella produzione di cose che servono anche a rallegrarci, tipicamente. Lo studio è pieno, io non l'avevo mai visto così pieno, moriremo probabilmente soffocati, quindi l'altra volta rischiamo di morire per i lavori sul tetto e questa perché siamo in troppi. Allora, abbiamo con noi due gruppi di persone. Allora, da una parte abbiamo quello che oserei definire siamo tutti cotti al donimo alcolista. Allora, abbiamo i ragazzi di Toi Tutto che è un vero piacere avere qui. Ciao a tutti, grazie di averci invitato qui oggi nella trasmissione odierna. Grazie mille Andrea a te di essere venuto. E poi abbiamo invece i ragazzi di Gravida Production. Grazie Andrea per l'invito, ma soprattutto oltre ad essere contento di essere qua con voi, sono contento di essere qua con i Rambosi, che non è da poco, Ah, insomma. quindi in realtà tu non sei, cioè, hai accettato il mio invito Solo solo perché per eravate voi, no? voi, ho capito io il trucco. Sì, ma non te lo volevo dire, però ormai l'hai capito, quindi. Oh, ok, molto bene. Due realtà diverse, però che lavorate tutte e due sulla satira, sul creare delle situazioni divertenti da poter guardare e ascoltare. Innanzitutto, allora, perché siete qui? Perché uno dice, Te piazza mega chiamati, telematica. eh? Te mega chiamati, mino, se non. Che anche lo so, però Piazza Telematica parla di tecnologia. A me è piaciuto e mi ha incuriosito e ho deciso di condividere anche con i nostri ascoltatori il fatto che siete due realtà, io immagino in tutti e due i casi, siate nati un po' come un gioco, uno scherzo fra amici e poi grazie alla possibilità delle nuove tecnologie e quindi la possibilità di avere pubblicato a costo zero il proprio materiale, un panel di ascoltatori molto grande. Le vostre produzioni sono diventate poi un vero e proprio evento. Chi risponde per primo? Ramboso. Allora, vabbè, noi siamo partiti negli anni 80 con mio fratello e. Ma io ho cominciato chiaramente molto più tardi, nel senso che sì, sin da Quindi stai bambino. dando degli anziani a loro No, nel senso, praticamente. cioè, sto dando di. Sono molto più inesperto, diciamo, in questo ambiente, nel senso che chiaramente ho cominciato facendo delle cose da ragazzo, da bambino già, dei piccoli video, piccole cose, però diciamo ho cominciato a farlo un po' più seriamente da quando, da 5-6 anni a questa parte, e mi sono anche io dedicato a fare video di satira, video comici, ho provato a lavorare su esperimenti cabarettistici, eccetera, e quindi. Vado, Figo. continuo ad andare su questa linea e chiaramente la tecnologia mi ha aiutato molto. E per fare quello che abbiamo fatto con Warriors, abbiamo dovuto non scaricare il film dal famoso Napster o Emule al tempo, insomma, quello che era, ma abbiamo messo una telecamera davanti alla TV. No, adesso ho capito il perché di alcune immagini, vedi? E dunque abbiamo dovuto riprendere il filmato da una telecamera, metterlo nel computer e poi lavorarlo da lì. Ma Minoranza proprio. sì, ma gli ha dato quell'effetto un po' vintage, no? Sì. Più anni 80, non è stata Un po' male come grigio cosa, così, esatto. quel colore un po' così. Poi grazie alla tecnologia adesso la telecamera la mettiamo davanti a un televisore 3D. Però esatto, con gli occhialini appoggiati sulla telecamera. Quindi vi siete trovati a avere delle buone idee e a questo punto a volerle distribuire. Sì, beh, innanzitutto anche io ho fatto dei piccolissimi doppiaggi, chiaramente non al loro livello, però anch'io con la telecamera davanti al televisore ho doppiato una presentatrice così. E la domanda non me la ricordo più, però. Perfetto. Da che momento?
la domanda era fondamentalmente, quindi voi avete fatto queste produzioni e poi vi siete trovati nella necessità di dire, beh, adesso l'ho fatta, oltre a guardarmela io e i miei amici, vediamo se c'è qualcun altro a cui scusa se ti blocco, non era una necessità, era un... noi l'abbiamo fatto, almeno noi della Toy Tutto l'abbiamo fatto per gioco. Quindi non vi aspettavate assolutamente che succedesse no, quello che è successo? No, dopo ti dico, dopo un paio di giorni che era il video era già operativo, fra virgolette, su YouTube, ramboso, parlo in questo caso, iniziava ad avere già un po' più di 100, 1000 contatti, 2000 contatti, eccetera, la cosa, ma è impossibile, abbiamo detto, non può essere sta cosa. Finché dopo ce lo siamo trovati qualcuno che ce lo portava, ce lo faceva vedere dal telefonino, dicendo, oh, guarda cosa ho trovato qua. L'aneddoto è, dicevo, ma l'ho fatto io, fa, non credo che ho dovuto fare ti. Oh mio Dio. E quindi poi gli parlavi da Ramboso a questo punto. Sì, non ci credevo, sei bravo a doppiare, sei bravo a imitare la voce di Ramboso, ma non tessitino. Fantastico, pensa che robe. Guarda, uguale a lui, nel senso che anche ho cominciato per gioco, per divertirmi, ho cominciato a fare questi video, soprattutto con un mio compare dell'epoca, degli anni, fine anni 90, che lo ringrazio, Mario Gala, insomma. E ho fatto dei video con lui e abbiamo cominciato a mostrarli agli amici e parenti, chiaramente grande successone, e allora tra amici e parenti, cioè 5 persone che grandi applausi, così, quindi, beh, allora proviamo piano piano a portarlo anche, anche ad una scala comunque. 5 persone e 2 fischiavano. Sì, le abbiamo soppresse quelle che fischiavano per sentire fuori. E niente, poi anch'io comunque ho cominciato così per scherzo, ho detto dai, provo a metterlo in rete, vediamo se funziona, vediamo se qualcuno se lo guarda. E niente, qualche video ha girato tanto, qualcuno un po' meno, insomma, però... Quindi fondamentalmente comunque, diciamo, non avete fatto niente perché venissero visti, diciamo, ma anche poco. Solo il fatto di aver potuto avere a disposizione una grande platea che alternativamente uno non avrebbe potuto avere, vi ha portato a trovare un pubblico che sennò magari non avreste avuto, diciamo. Fantastico. Allora vi faccio una domanda bruttissima a tutti e due, a fondo di cotone. Quanti soldi guadagnate da queste operazioni? Ma guarda, la domanda quanto ci guadagno da questa cosa casca proprio a fagiolo, perché stamattina ho fatto proprio il resoconto dei guadagni e sono arrivato a zero. Ah, fantastico, sì, ci hai messo zero, molto tempo. Zero, sì. Sì, dopo sei anni. Almeno sei arrivato in pari. Sì. Almeno quello. Ah no, andavano contati anche il soldi che ho perso. Ah, allora no, allora devo rifare i calcoli. Perfetto. C'è ancora il meno davanti. Sì, anche tu rilasci tutto in Creative Commons. Tutto in Creative Commons, sì. Tranne i video che per motivi di copyright mi appoggio ad un brano conosciuto. Perché non usi Giamendo, ci utilizziamo sempre. È tutto in Creative Commons e ti permette quindi di ridistribuire. Il motivo per cui possiamo avere dei podcast è questo. E infatti purtroppo i video che non posso mettere in Creative Commons, cioè quelli dove ho utilizzato una colonna sonora famosa, sono quelli vecchi che adesso utilizzo anch'io, colonne sonore originali o... Poi ha un'altra curiosità, siete tutti e due amici della radio in realtà, di vecchio di nuovo, cioè di vecchia data alcuni, vecchissima. Amici nel senso sì, amici nel senso che l'ascoltiamo, amici perché almeno io faccio Andrea Righi, io faccio un programma, anche tu? No, io No, guarda che io non dico le fanfanate, è vero, lui faceva, nel 99 ho fatto una collaborazione con Radio Cooperativa e facevo l'imitatore di Pino Daniele. Io sono curioso, possiamo chiedere di farlo? Credo che, ma penso anche che abbia dei pezzi, spero, perché so che... Adesso ascoltiamo un po' di produzioni di Gravida Production, così ci divertiamo. Allora, voi sapete che io non metto mai satira politica o politica normale, ma secondo me vale la pena fare un'eccezione in questo caso. Cari amici, in un paese libero io cerco di aiutare chi ha bisogno. Monovocalica I. Bimbi tristi in bikini streaming city. Bimbi stitici in slip lisi. Torniamo un attimo in diretta. Posso fare una domanda? Sì, certo. Perché è gravida? Allora, è una storia lunga, un aneddoto anche questo qua. Praticamente, quando stavo in casa dello studente, io ero famoso e conosciuto perché trovavo soprannomi e storpiature di nome a tutti, soprattutto partendo dal nome, no? E allora, un giorno, una ragazza cilena, mia amica, si accorge e mi dice, ma come mai nessuno ti dà un soprannome a te? Io ho detto, per forza, trovami una parola che fa rima con Davide, o una parola con la quale si può giocare con Davide, no? Lei ci pensa e dopo una settimana entra in casa, spalanca la porta e dice Gravide! E allora da lì nasce Gravida Production, poi mi ha cominciato a chiamare Gravida o Gravitz, roba del genere.
E poi bello mi piace come parola perché è una parola che suona forte, grave, gravida, e perché la mia produzione è sempre gravida di idee, insomma, alla fine era una parola che coglieva un senso molto ampio, insomma. No, è molto curioso il pezzo di montaggio audio, dico, Diverso. non so neanche io come definirlo. Sbobinatura Non so come, cariaggiosa. noi ci siamo sdoppiatori, non so come definire una cosa del genere. Quello Bello. praticamente è un. Sì, ho preso tutti i videomessaggi, gli ultimi che ha fatto Sì, Berlusconi, ha no, l'anno montato scorso, frase. e ad ogni videomessaggio io gli ho creato un videomessaggio di risposta nei quali in qualche modo riesco a fargli dire che fa sesso sempre con qualcuno di diverso, tipo con Emilio Fede, con Napolitano, eccetera. Semplicemente ho preso la struttura del testo, l'ho studiata nei punti in cui Ah, le sì. frasi calavano, scendevano e rimanevano costanti, e ho creato degli altri. Ha fatto un bel lavoraccio, insomma, È bello, guarda. abbastanza impegnativo. E poi c'è un video che può vagamente assomigliare a quello che avete fatto voi, è la vera discesa in campo di Berlusconi, che direi non è il caso di metterla, che è un lavoro di coordinazione labiale. Io ho preso il video messaggio di Berlusconi, quello del 94, ho ricreato una voce sintetica facendogli dire delle cose simili ma diverse e chiaramente molto meno edulcorati, diciamo. No, non mi far finire in galera, No, 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 ma per infatti non lo facciamo favore. Infatti è sentire. giusto che ha Non lo facciamo detto. sentire, però chi vuole può andare a sentire la vera discesa in campo di Berlusconi. E quindi niente, c'è questa. E lui, tu vedi questo video, c'è Berlusconi che parla e le frasi che dice però sono assurde. Sono curioso di andare a vedere i tuoi lavori. Grazie. No. Guarda, sul mio canale YouTube c'è tra l'altro siccome ho messo anche dei video che c'entrano poco con la mia attività, c'è una playlist con i video consigliati, cercali tra quelli, sono un attimino più. Ah, ok. Perché parliamo a questo un attimo di come funziona YouTube, no? Che Ci allora stiamo questo è facendo un un programma noi due. infatti No, quando sto per dire. stiamo. No, è bellissimo. Ma no, ma io vi inviterò più spesso, se avete del Ah, tempo libero, volentieri. io vi invito, vi sedete, no? E poi Scusa. vi intervistate tranquilli. No, scherzo, Andrea, figurati. Vi guardavo esterrefatto, nel senso che ero molto felice di vedere che interagivate, insomma. Perché questa è piazza telematica, quindi è una piazza dove noi parliamo tipica, ripeto, tipicamente di tecnologie. Oggi abbiamo fatto una piccola deviazione, perché secondo me la tecnologia comunque ci sta Molto più all'interno. tecnologici loro di Gravida che noi, visto che Penso. no, voci sintetiche, queste cose qui che veramente si sa so cosa vuol dire, ma non ci siamo mai arrivati, È non il abbiamo capito. genuino, cioè, comunque in ogni caso, diciamo, utilizzate tutte e due in realtà poi degli Sì, sì, strumenti sì, sì, sì. comuni, se non per la produzione del materiale, di certo per la distribuzione dello Sì, stesso e anche quello per sì. interagire con le persone che sono interessate, no? Esatto, la tecnologia comunque è di grosso aiuto per la distribuzione del lavoro. Vi sarebbe stato probabilmente impossibile, molto più difficile fare qualcosa che viene visto da tante persone Vabbè, se non ci logico. fossero dei veicoli di questo tipo. Allora, YouTube, quindi penso che tutti veicoliate utilizzando YouTube. Sì, io fondamentalmente è il mio canale di riferimento. Ero indeciso tra all'inizio tra YouTube e Vimeo, però Stavo appunto per dire. fondamentalmente è stato un assoluto caso, nel senso ho anche pensato che prima o poi caricherò anche tutti gli altri video su Vimeo, magari più selezionati, Diciamo che cos'è, spiegaci che cos'è Vimeo allora. Ma allora, cos'è YouTube? È quasi autoevidente, insomma, è un. YouTube è un sito in cui possono essere caricati i propri video, quindi probabilmente se io andrò Esatto. su YouTube e mi metto a cercare Gravida Production oppure Toi Tutto, mi compariranno i vostri video come prima possibilità. Esatto. Non E solo, perché c'è gente che si tagga con il nostro nome, fantastico. visto i contatti che abbiamo avuto. Altri videomaker che si taggano con Ramboso di solito. Mi Dunque, porca Ramboso è miseria. fuori di tutto. Porca miseria. Vabbè, allora non scriviamo Ramboso perché sennò chissà che cosa viene fuori, no? No, beh, su YouTube, sai, è un po' difficile. No, infatti YouTube ha quel vantaggio e quello svantaggio. Infatti, forse Vimeo, secondo me, che è comunque un progetto simile a YouTube. Sì, tra l'altro posso dire una cosa che io ci tengo a dirla, io uso solamente programmi, nel senso programmi comprati regolarmente, infatti io ho la versione di Adobe Premiere Pro CS4, è proprio quella originale con scritto crack, no? Proprio è originalissima. Io invece ci tenevo a dirti che ci sono dei fantastici software per fare queste cose che invece fanno parte del software libero. Mi piacerebbe, ma è semplicemente un discorso di pigrizia. Nel senso che ormai conosco quello strumento e per comodità utilizzo
utilizzo quello, però insomma sono aperto a sei prima aperto poi io a sono nuove aperto esperienze. È che è libero, insomma, e se scappa faccio fatica a prenderlo a volte su software. Cosa credi? Ma ti aiutiamo noi a prenderlo. Io vivo in un mondo che è fatto di uno schermo nero con tante paroline bianche scritte in cima, quindi immaginate, potete bere. Una lavagna, come la lavagna, sì, come la lavagna, effettivamente. No, quindi, se avete occasione, un mezzo pomeriggio che non sapete cosa fare, provate a installarvi un po' di software libero per fare montaggi. Ma non posso, devo andare a fare la spesa quel giorno lì, se vorrei, ma non... Allora, vabbè, non posso costringerti, o forse sì, non si sa. Ieri sera io e l'ingegnere eravamo a una cena dei LUG Veneti. I LUG sono i Linux User Group. Questa cena viene fatta tutti i venerdì 17. Ci si incontra persone da tutto il Veneto appassionate di software libero, si chiacchiera, ma principalmente si mangia e si beve. Ecco, insomma, quindi... Una scusa in più per andare fuori. Esattamente. Come se non bastassero quelle che già ci sono. No? Solo una comunità di informatici poteva inventarsi una scusa simile per andare fuori a bere e mangiare. Cioè... Esatto, vabbè, che ti ma posso tutti dire? Vestiti da pinguino? O... No, tutti vestiti normalmente, anche se c'è una forte componente nerd. Infatti, io vengo perfino in radio con la maglietta, questa qui è la maglietta di una distribuzione Linux, la Debian. Ho questo nerd inside che mi porto dietro, che mi trascino. Scusa Andrea, a proposito di magliette, posso fare una sorpresona in diretta? No, dici, cioè sì, puoi farla. Posso farla? Allora, ufficialmente io in questo momento regalo la maglietta Gravida Production con bordino grigio, cioè solo quella che ho anche io. Ah, questa è proprio quella... Ad Andrea di Radio Cooperativa. Ma guarda che mi metto a piangere, fai vedere, ma è vero perché... Solo quella col bordino. Ma è perché lì c'è Mirko che non ce l'ha mica. Esatto. Sono realmente commosso, non so se metterla oppure tenerla. Grazie mille. Prego. Poi già, ma proprio mi dispiace che non potete vedere, perché è proprio bella. Grazie, sono veramente... Prego. Sono commosso. Volevo parlarvi un pochino delle Creative Commons. Parlerei delle clausole delle Creative Commons. Le Creative Commons sono particolari perché è una licenza che si può montare secondo le proprie necessità. Gravida, comandi. Provoco subito. Tu rilasci in Creative Commons, che tipo di Creative Commons usi? Così facciamo già un esempio. Nel senso, mi sembra che di aver scelto... Allora, vi ricordo quali sono le possibilità. L'attribuzione, che bisogna sempre indicare qual è l'autore dell'opera, in modo che sia possibile attribuirne la paternità. Poi, la non commerciale, che è non sono consentiti usi commerciali dell'opera creativa. Poi, la non opere derivate, non sono consentite elaborazioni dell'opera creativa. E dulcis in fundo, la condividi allo stesso modo, che a me piace tanto. Si può modificare l'opera, ma l'opera modificata deve essere rilasciata secondo le stesse condizioni originali imposte dall'autore. Spero di riuscire a fare magari una trasmissione proprio dedicata a questa, magari con qualche avvocato che ci sappia anche proprio aiutare a capire l'utilizzo delle licenze. Gravida. E che ci quereli se è il caso. Se abbiamo sbagliato, ovviamente. Così. Gravida, a questo punto tu quale usi di queste? Allora, cioè, dicelo. Avendo ascoltato attentamente, credo di aver messo la spunta sulla prima. Ah, cioè, e la accendiamo. Cioè, credo, non sono sicuro. Cioè, dico solo, fatene quello che volete del mio video, semplicemente citate chi è il creatore. Sì, volete quindi... anche guadagnarci, infatti, non mi interessa. Quindi io da domani mattina inizierò a vendere, credo, i tuoi video, probabilmente. Beh, ti dico, noi facendo... La nostra opera è più audiofonica che video. Di conseguenza è un po'... Cioè, dovrebbe essere gli altri a denunciare noi. Esatto. Visto quello che stiamo facendo. Avete mai avuto... Ecco, anche per uno che si vuole avvicinare, così, avete mai avuto problemi? Sì, a livello di YouTube, sì. Gravida, stessa domanda a te riguardo invece se hai mai avuto problemi. Uguale come è successo a loro, nel senso alcuni video nei quali ho messo una colonna sonora, diciamo una canzone conosciuta, mi sono stati limitati in alcuni paesi e uno di questi è stato, un paio di questi sono stati levati, quindi ho dovuto, diciamo, ripubblicarli senza canzone o
o con delle piccole modifiche. Chiaro. Ma nessun grave problema, insomma, semplicemente il tuo account può essere bloccato, quelle cose lì. Sì, nel senso segnalato, non sono mai né bannato né segnalato, bannato, semplicemente bannato, spieghiamo cosa vuol dire bannato. Bannato vuol dire che il canale te lo tolgono. Basta. Cioè tu all'improvviso il tuo canale sparisce, non c'è più. Però questo in genere succede quando hai delle violazioni di copyright continuative, deve essere recidivo, diciamo. Sì, ad esempio le persone che pubblicano degli stralci di programmi politici per fare informazione politica, spesso hanno i canali bannati. Okay. Ce ne sono molti in YouTube, però sono preparati, quindi dopo il bannaggio, diciamo, ricaricano tutti i video su un altro. Però una volta Berlusconi l'ha chiamato e gli ha detto: mi avete frainteso. No, infatti bisognerebbe un giorno far parlare il vostro Barack Obama con Berlusconi, a questo punto ci organizzeremo. Potrebbe essere un'idea, il prossimo lavoro insieme. L'unico commento proprio pericoloso su uno dei video su Berlusconi che ho fatto, c'è un commento di una che mi dice: il PDL ti dovrebbe denunciare, così fa. Loro sono esperti, sì. In denunce. Loro della gravida, loro. No, quelli della gravida. E poi su un altro video ho beccato un troll. Okay. Che sono quelli. Vediamo che cos'è un troll. Un troll. Esatto. Fino a prima di YouTube era un personaggio della fauna, degli hobbit, eccetera. No? Okay. No, adesso un troll. In teoria, da quello che ho capito, non sono sicuro, ma sono quelle persone che si mettono d'accordo, magari anche pagate da qualcuno, per infastidire. O commentare, segnalare dei video o degli utenti in modo da farli eliminare, insomma. Sì, non solo, diciamo, il troll che nasce, diciamo, all'origine di internet, principalmente nelle chat o nelle mailing list. Esatto. Era colui che tipicamente, c'è gente che nel tempo libero produce qualcosa di produttivo come voi, diciamo, queste persone, non sapendo cosa fare una sera, avevano come attività nel loro tempo libero quello di cercare di creare zizzania. Esatto. All'interno di un ambiente, di un contesto sociale in internet. Quindi il loro scopo era riuscire a far partire quelli che vengono chiamati flame, che sono quindi la classica mail arrabbiatissima da parte di qualcuno a causa di qualcosa che viene scritto, che poi portano alle flame war, cioè a gente che si lancia offese, e quindi intere mailing list importantissime, un canale per offese bilaterali, diciamo, cioè tutti contro tutti, una sorta di Royal Rumble. Se posso aggiungere una cosa, questi troll a me mi stimolano ancora di più la creatività. Infatti sotto un mio video ci sono dei commenti, non mi ricordo se è il video quello del nuovo partito di Berlusconi, il popolo degli anziani o qualcosa del genere. Questo troll mi scrive: Berlusconi è un grande uomo, ha fatto quest'altro. E gli ho risposto: è certo, e poi la marmotta incartava la cioccolata. E lui mi risponde in passato remoto. Allora io gli rispondo: la marmottina fu che incartò la cioccolata. Esatto, eccetera. È divertente questo. Sei un po' un troll alla anche fine tu, si è arreso lui. Sotto c'è un troll anche. La marmotta ti dovrebbe denunciare. Deve essere. Ho telefonata. Pronto? Sì, Radio Cooperativa. Sì, pronto. Sì. Volevo ordinare due pizze. Pronto? Pronto, eccoci qua. No, non so, c'è un'interferenza. Qualcuno voleva ordinare delle pizze. Oggi abbiamo i burloni in studio. È un disastro qui. Sì, trovo due pizze. Ah, ok. Ah, sarà già 40 minuti che ordina la pizza. Mi hai avuto le magna e il purè di mia mamma. De stracaganasse, chiaramente. Allora, tiro a indovinare, sei un altro toi tutto a questo punto, mi viene da pensare. Un altro toi tutto è scappato, emigrato dall'Italia per diffondere il verbo di Rambosa in Russia. Ah, perfetto. Sì, che là invece bevono soltanto vodka, quindi almeno gli hai portato un po' di grinton. Sì, esatto, voglio conoscere. Tiro a indovinare, ma perché... Quindi sei il fratello di Andrea? Sì, sono fratello di Ramboso. Sì. Allora, adesso invece ci ascoltiamo un po' di Pino Daniello. Allora, ci siamo... Vergine, a posto. Allora, aspetta un attimo che ti trovo subito il segno. Sì. Allora... Sei parente di Gianni Agnello? No, Gianni Agnello, diciamo che resta mio nipote di quarto grado. Nipote. Io innanzitutto vi ringrazio tantissimo, siete stati degli ospiti divertentissimi, io cercavo di spostarmi dal microfono ma mi avete fatto scompisciare per tutta la puntata, sia con gli audio che con il resto. Poi siete stati anche degli ospiti proattivi,
Cioè, quindi io potevo anche mettermi qua in disparte, mi sedevo tranquillo, no? Leggevo un giornale, voi intanto vi intervistavate, facevate le vostre cose, quindi abbiamo avuto anche il contatto dalla Russia, che è il contatto più distante che abbiamo mai avuto. Insomma, è stata veramente un sabato emozionante, vi ringrazio molto. Niente, vi saluto, volevo sapere se volevate salutare, cioè, gli ascoltatori con le varie, con i vostri vari personaggi anche, così facciamo proprio... Iniziamo da Vegna, no? Ciao ragazzi, mi raccomando, non stasi bene, sennò vi ritiro patente anche della carosea. E poi passiamo a Tony, il grande Tony Gritò. Chi sei che non ascolta Radio Cooperativa, se commentassi il culo con i coriandoli? Parliamo Ramboso, che non è che cambi tanto dalla voce che faccio normalmente, però... Oh, i mega invita qua, ti sento che sei una piazza. Mi di solito qua a piazza abbino lo spritz. Qua da bere però... Mi notosi, non ho visto niente. E vi dico solo i succhi e vi dico gli altri. Vi dico solo cavere che ho sì. Ma io penso che Ramboso debba trasmettere del sentimento. Ma Davide, scusa, era uno scherzo, hai fatto uno scherzo telefonico prima? Era una cosa... Allora, praticamente funzionava così, che io ho fatto un'ospitata in radio nel quale il personaggio era Pino Daniello, era lo zio di Pino Daniele, no? Okay. E la gag era che ogni volta arrivava uno zio o un parente di Pino Daniele con un nome di Marcello Daniello, Filippo Daniello, Giuseppe Daniello, e ognuno faceva sto lavoro sempre diverso, ma tutti lo facevano con questo sentimento, no? E praticamente poi succedeva che ho fatto la presenza in radio e poi telefonavo anche dicendo, sono l'idraulico, no? Cugino di alla lontana di... E questa era la... Quello che la collaborazione che hai detto che avevo avuto sì, con la radio. Questa nel 99, sì. Un troll praticamente. Un troll. Allora, grazie mille a tutti, grazie mille di averci ascoltato e buon sabato a tutti quanti. Ciao a tutti, grazie. Ciao.